Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Faccio questo breve video perché in tanti mi avete chiesto come vanno mischiati i tarocchi? C'è un metodo preciso per mischiarli? Allora, diciamo subito che no, non c'è un metodo unico e prestabilito con il quale mischiare le carte. Quindi potete mischiarle tranquillamente come siete abituati a fare con le normali carte da gioco. Quello che dobbiamo stabilire però, prima di mischiare le carte, è se vogliamo usare le carte solo dritte o anche al rovescio. Nel caso vogliamo usarle solo dritte, allora possiamo proseguire a mischiare le carte normalmente. Se invece decidiamo di utilizzare le carte anche al rovescio, allora dobbiamo un attimo provvedere ad effettuare quello che è definito il caos. Ovvero prendiamo il nostro bel mazzo di carte, lo appoggiamo sul tavolo, e procediamo a spargere le carte con un movimento circolare delle mani, più o meno come sto facendo io in questo momento. In questo modo andremo ovviamente ad ottenere carte sia dritte che capovolte. Che differenza c'è tra usare le carte solo dritte o anche capovolte? Sostanzialmente possiamo dire nessuna. C'è chi dice che usando anche le carte al rovescio si ottengono maggiori informazioni e dettagli, ma questo secondo me non è esatto. È chiaro che se anche una carta solitamente positiva al dritto esce però in posizione sfavorevole, è chiaro quindi che andrà interpretata nei suoi significati più negativi. Lo stesso vale ovviamente per le carte potenzialmente negative. Se nel gioco escono in posizione favorevole, vanno quindi interpretate nei loro significati più benefici o comunque meno negativi. Sia sempre chiara una cosa: quando le carte hanno qualcosa da dirci, troveranno sempre il modo di farlo. Io, per mia abitudine, preferisco leggerle in entrambi i versi, ma voi sentitevi liberi di provare e riprovare e decidere in seguito se usarle solo dritte o anche capovolte. Diciamo che per chi non ha molta pratica con gli arcani maggiori, usare le carte sia al dritto che al rovescio può essere di maggior aiuto nell'interpretazione. Quindi procediamo a mischiare le carte. Possiamo mischiarle in questo modo, come faremo con un normalissimo mazzo di carte da gioco. Possiamo mischiarle così. Possiamo mischiarle così. Non è importante come dicevamo. C'è chi dice che bisogna mischiare le carte 3 volte, chi dice 7 volte, chi dice 10 volte, chi dice tante volte quanto sono le lettere che compongono il proprio nome e così via. In realtà non c'è un numero specifico. Il consiglio che vi do è quello di mischiare le carte quante volte volete. Iniziate a mischiare e fermatevi quando lo ritenete opportuno. Fidatevi del vostro istinto. Una volta mischiate le carte, dobbiamo provvedere al taglio. Io, se ho di fronte il consultante, lo lascio fare a lui, altrimenti provvedo io. Ora, qui dobbiamo un attimo decidere se guardare le carte del taglio oppure no. Osservare le carte del taglio serve ad avere una prima infarinatura di quella che sarà poi la vera e propria stesa. Diciamo che non è indispensabile guardare il taglio. Quindi anche qui seguite un po' il vostro istinto. Se volete osservare il taglio, bene, altrimenti ricomponete tranquillamente, il mazzo, che sarà adesso pronto per effettuare la stesa vera e propria. Per quanto riguarda i vari metodi di stesura, farò un nuovo video a breve. Come avete potuto capire, quindi non esiste nessun modo particolare di mischiare le carte. Sentitevi quindi liberi di mischiarle come fate normalmente con i mazzi di carte da gioco. Io per adesso vi saluto, se vi fa piacere vi invito ad iscrivervi al canale e se volete potete anche raggiungermi sulla mia pagina Facebook. Vi lascio il link sotto in descrizione. A presto, ciao!